Sono almeno 9 i morti nell'attentato all'hotel Afrik di Mogadiscio, una decina i feriti ed è anche un grave colpo alla fragilissima democrazia somala. Nell'albergo attaccato da 5 militanti di Al-Shabaab si teneva un'assemblea dell'opposizione in vista delle elezioni dell'8 febbraio, elezioni presidenziali, forse anche legislative. Non vi è certezza sulla tenuta delle elezioni rinviate dallo scorso anno, che dovrebbero essere le prime, con ogni elettore titolato una libera scelta individuale invece di affidarsi agli anziani dei clan. Elezioni storiche quindi perturbate dalla pandemia, da accuse di ingerenza dei servizi segreti e ora anche dall'attentato. Prima è esplosa un'autobomba all'esterno dell'albergo, nel quale si trovavano anche alti ufficiali di polizia ed esercito. Poi 5 terroristi hanno ingaggiato un conflitto a fuoco finendo per farsi esplodere. L'attacco è durato diverse ore e in serata venivano ancora portate in salvo decine di persone. Tra le vittime 4 agenti delle forze speciali e un generale in pensione, Mohammed Nur Galal, ex ministro della difesa.